Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato ai Mavericchi Europa Universalis 4. Allora, nello scorso episodio avevo iniziato una guerra contro Sindh alleata di Afghanistan e Malwa. La guerra sta andando avanti da un po' di tempo in realtà, da addirittura un anno, solo che giocando a velocità 3. Adesso dobbiamo assediare Afghanistan e Malwa, che è qui, e poi la possiamo chiudere senza problemi. È il 1699. Siamo la prima potenza europea con development 6781 considerando i sudditi. Io speravo di arrivare al 1700 con almeno 7500-8000 punti di development. Sono un pochino sotto rispetto al mio obiettivo, quindi forse dovrò spingere un po' l'acceleratore. Vedremo. Togliamo la pausa e facciamo un rapido. Oh, sto riprendendo dopo una pausa di un giorno a registrare. E sì, abbiamo la sovraestensione che si può ancora chiudere, ma che si sta chiudendo, ma a questo punto non abbiamo nessun problema. Il prossimo mese potremo fare due tecnologie. Vero peccato il fatto che la tech amministrativa, scusate, la tech diplomatica adesso sia bloccata. Perché è bloccata? Per questo motivo, perché abbiamo fatto un full immersion di idee diplomatiche in questo caso. E va bene, se riesco a sbloccare anche la prossima, ottengo un bonus alla tecnologia diplomatica e ottengo un impatto più basso sulla stabilità delle azioni diplomatiche e nuovi tipi di policy. Quindi devo riflettere. La cosa più importante è sicuramente che abbiamo il focus qui. E abbiamo anche il denaro per supportare advisor migliori, quindi perché no? Intanto questo stop, 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 stop. Ragazzi, è arrivata l'istituzione in Xi'an. Vabbè, ragazzi, a questo punto io sono abbastanza triste perché speravo che l'istituzione arrivasse da noi. Nonostante la quantità di università che abbiamo, bisognava avere un'università per avere questa institution e avevo anche avendo le full innovative ideas avremmo sicuramente un vantaggio, forse questo un po' ci frega. Dov'è Xi'an? I Ming hanno le full innovative? Non ce le hanno, quindi non capisco veramente. Comunque niente, nulla ragazzi, parte il nuovo secolo, parte la nuova institution. Noi siamo purtroppo sfortunati, ci diamo lo sconto sulle tecnologie per evitare di rimanere indietro e sblocchiamo Counting House e le fortezze. E abbiamo nuovi stati. Andiamo a farli immediatamente a questo punto. Allora, Central Ethiopia, vedo che è abbastanza buono e lo facciamo subito. Dopodiché abbiamo il Kurdistan, Valencia, Shirvan, il Congo, il Kurdistan. Valencia la lasciamo perdere. Qui che cosa abbiamo? Il Syrian Desert? No, beh, questi fanno un po' ridere. Ok. Swahili e Marocco. Algeri può essere sicuramente una buona idea. E oltre ad Algeri, Valencia no, Shire dove si trova? Con solo tre province ha così tanto development. Seriamente qui c'è Shire? Ma no, ma dai, ma questo è un bug. Vabbè, lasciamo perdere, non voglio commentare. Northern Swahili Coast. Ah, Malindi, chiaramente. Ok, ci siamo. Allora, adesso che abbiamo fatto i nuovi stati, andiamo a sfruttare i nostri punti amministrativi che sono abbondanti, così abbassiamo immediatamente l'autonomia di questi stati e guadagniamo più manpower, soldi, marinai, eccetera, eccetera. E adesso dobbiamo assegnare nuovi stati alle nostre classi sociali. Partiamo dagli Ulema, che potrebbero volere questa provincia.
E 1,05. Facciamo così. E gli Emir hanno bisogno di un 2,4. Questo anche è un buon livello per militare. Ok, togliamo la pausa. Abbiamo alcune conversioni da rimettere in moto e adesso possiamo tornare al nostro conflitto. Chiaramente adesso cerchiamo di finirlo in fretta. Malwa è caduta. Abbiamo bisogno di un advisor. Continuo a chiamarli advisor da inizio partita. Diplomatico. Non accettano ancora, va bene, non è un problema. Dobbiamo buttare fuori Afghanistan e Malwa prima di annettere Sindh. E intanto, vabbè, non mi serve più fare i casus belli, però posso spostare gli eserciti. Esatto. Vedo che la Russia è alleata adesso di Norimberga e Giappone e non è più in tregua con noi. Visto che poi chiudiamo, in India, possiamo continuare a conquistare la Russia, ragazzi, perché è una distesa immensa e... Perché no? È tutto territorio che possiamo portarci a casa. Ok, intanto vedo che qualcosa sta succedendo. Ok, tutti i core adesso che abbiamo dell'ultima guerra, sono arrivati. Forse dovremmo avere una nuova nazione coloniale, se non sbaglio. Sì, la Louisiana. Due addirittura, la Louisiana e l'Oregon. Allora. La Louisiana sarà la nuova... Aiuto, adesso sto finendo gli stati... gli stati arabi, nuova Tunisia. E l'Oregon sarà la nuova... Anzi, basta con questi nuova, facciamo la Anatolia americana. Buono. Quindi Oregon e che è qui. Ok, la Louisiana che è qui, ok, perfetto. No, veramente molto bene. Forse potrei usare. Ok, potrei attaccare Pueblo. Ups. Credo che possiamo concludere questa guerra, giusto? Malwa. Ti prego, che devo far fuori anche i libelli poi, ma che palle. Pazzesco. Contro la Francia abbiamo una tregua che finisce nel 12, contro l'Aragona nel 13. Però abbiamo ad esempio Vallachia, anzi no, scusate, ho un'idea sicuramente migliore. Attacchiamo i Timurid per fare il diplo-feeding sul nostro amico qui sotto. Non ci ho assolutamente pensato, ma Ardalan ha bisogno di diplo-feeding. Bashkiria Karaman Orissa Ladakh. Ok, Ladakh. Orgeat Orissa, sono robe microscopiche. Ci sto, mi piace. Vediamo se Mago adesso accetta di farsi annettere. Assolutamente sì. Vediamo adesso se l'Afghanistan accetta di farsi annettere. Vediamo. Sì. Ok. E siamo a sovraestensione 43. E adesso dobbiamo andare a liberare, tra virgolette, Sindh da queste ribellioni, ma in realtà li possiamo conquistare direttamente, penso. Era una cosa che andava fatta da tempo. Vediamo sulla sovraestensione, però, se
diventa un problema. No, assolutamente no. Ok, quindi questa guerra la terminiamo molto bene. Dobbiamo gestire la sovraestensione, però comunque intanto abbiamo un controllo migliore in India e anche in Afghanistan. Là è diventata autosufficiente, questo è positivo. Stop. Non dimentichiamoci una cosa importante, Indus diventa tutto cartello, Goa pure, Hormuz non si può, qui sopra nemmeno Doab si può. Qui abbiamo un mercante che può fare transfer. Allora, possiamo recuperare un colonista, questa colonia, e mandarlo nell'isola di Seram, così manteniamo l'equilibrio. Ok, e adesso facciamo fuori questi due ribelli e poi attacchiamo direttamente Timurid. E possiamo ritornare qui a fare anche le conversioni. Benissimo, benissimo ragazzi. Adesso praticamente siamo a 6.907 in termini di sviluppo. L'Austria ci chiede di attaccare la Boemia. Holy Roman Intervention, accettiamo. Accettiamo assolutamente e adesso mettiamo un advisor. Vediamo se posso prendere qualcuno. Un improved relation di livello. No, grazie. Un inquisitore oppure un ministro che abbassi l'unrest, forse ancora meglio, che costa la metà. Che è questo. E adesso 1 e 2. Costerà 29, ma sarà un 5 che sommato ai punti amministrativi del Gran Sultano Barkuk ci va, ci dà un bel 14 punti amministrativi per turno, che è considerevole. Bene, bene, bene. Molto bene. Ok, la Boemia è qualcosa di microscopico e l'Austria farà tutto da sé. Tra l'altro l'Austria ha iniziato ad avere qualche punto in più, forse per la guerra che ha dichiarato, chi lo sa. Scopriremo. Comunque, allora, adesso prepariamoci perché inizia immediatamente uno scontro, non ci si ferma mai, contro Timurid. Chiediamo a Shan di entrare. Stop. Abbiamo anche nazionalismo. No, prendiamo. Ma nazionalismo ci dà 50% aggressive solo per una provincia. Prendiamo la capitale, facciamo prima. La capitale che adesso però devo andare a vedere dove si trova perché non mi ricordo. Uff, lontana. Voi attaccate questi, allora. E voi, boh, voi vedrete. Non lo so. Poiché abbiamo combattuto poco in questi ultimi anni, dovremmo dichiarare guerra anche a Pueblo per aumentare la nostra nuova rabbia. Perfetto. E adesso vediamo un po' una cosa, pausa. Nuova Egitto, Nuova Tunisia, Nuova Siria, Nuova Persia, Nuova Cipro, Nuova Arabia, Nuova Anatolia e l'Anatolia americana. Perfetto, perché la Nuova Anatolia già esisteva, me ne ero dimenticato. Ah, la Nuova Anatolia è a sud. Ok, allora facciamo una cosa. L'Anatolia americana. Non posso cambiare il nome? Che peccato, speravo di poterlo fare in realtà. Non posso davvero? Customize. Sì. La Natalia americana diventerà allora la nuova Alessandria. Ok, Alessandria americana. Lo so che Alessandria è una città, ma sono letteralmente a corto di te. Sono a corto di te, ragazzi. Missione completata. Trustworthy Allies. Più uno di deep reputation. Acquire subject ci dà deep annexation cost meno 15. Questo è il top. Questo è il top, ma allora dobbiamo iniziare ad annettere Castiglia quando lo facciamo. Aspettiamo a farlo e lo facciamo quando dobbiamo annettere Castiglia.
Assolutamente. Intanto abbiamo il 14° mercante. Non male, non male. Allora, il 13° era qui in cash. No. Sono messo in Doab. L'altro lo mettiamo in Kashmir, a spingere. Spingere in giù. Anche perché adesso andiamo a conquistare questa regione, quindi direi che è perfetto. Stop. Qui piccolo errore da parte mia perché non ho visto l'esercito Timurid che stava scappando. Che la Boemia sta già sfiancando. E ok, qui le cose vanno benone, qui abbiamo però troppi pochi uomini, il rischio è... Ups, anche qua anche non mi ero accorto nemmeno di Karaman, che doveva andare ad assediare. Lasciamo in Russia soltanto 26.000 uomini. Ok. Va bene. Sì, sarà una guerra lunga, perché l'ho fatta partire un po' così. Un po' così così, insomma. E abbassiamo la velocità. Intanto andiamo a prendere la capitale Timurid. Ah, che cazzarola! Sto facendo una cosa orrenda, orrenda, letteralmente. Questo è un suicidio. Ho 4.000 fanti. E poi cosa sta succedendo? Ah, sì, ho dichiarato un'altra guerra, mi ero dimenticato. No, qui vediamo purtroppo la sconfitta della quarta Golconda perché, esatto, ecco perché. Possiamo scappare il 16 di agosto, spero di avere ancora abbastanza fanti in piedi per fare una cosa di questo tipo. Grazie, grazie. Partiamoli qui. Intanto Ro è caduto, forte importante. E andiamo a dare una mano a questo punto qua, da queste parti. Intanto qui iniziamo a farmi i crossedi per confondere il nemico, come sempre. Ok, il grosso dell'esercito timurida è in quest'area. Devo vedere se in India ho potenziali nemici. Sì, però non ho eserciti che possano dare una mano per ora. Ok, Pueblo è caduta. Con la caduta di Pueblo, boh, questi dove vanno? A Pima. A Pima, scusate. Lontanissimo. Riescono ad intercettarli? Sì. Li facciamo fuori a questo punto. Aiuto, li distruggo. Ok, devo riuscire ad arrivare anche a Kiowa, che non sarà semplice. Intanto a Gor, bene, iniziano battaglie che aiutano benissimo. E stop. Adesso qualsiasi battaglia accada qui a Chor, siamo sulle montagne, siamo ben difesi. Se questo esercito commette l'errore di arrivare nella Herat, li attacco, altrimenti rimango in difensiva. Attenzione però che mi fanno una manovra tenaglia con 80-90.000 uomini e non è affatto simpatico e gentile quello che vogliono fare. Devo fare attenzione. Ok, l'Ada che è caduta, buono. È una cosa stranissima. Sembrano abbastanza, come dire, incerti sul da farsi, vero? Niente, attacchiamoli noi a questo punto e vaffanbagno. Perché qui facciamo un... qui facciamo che facciamo male.
Sincretismo? Ma sì. Ok, la cosa positiva è che li stiamo distraendo. No, devo ritirarmi anche qui. Chiaramente. Devo ritirarmi ovunque, tranne che nella zona più vicina all'Afghanistan. Va bene. Intanto diamo un'occhiata a cosa succede nell'America. Qui stiamo portando avanti un assedio. No, benissimo. Vassalli no, buttiamoli fuori per una faccia separata. Muy bien. Ok, ci hanno fatto cadere Doaba. Scusate, è caduta Doaba, che era la loro capitale, e loro ci hanno fatto cadere invece Herat. Però adesso. Posso avvicinare il mio esercito e i cinesi hanno altri 60.000 uomini che adesso stanno arrivando a dare una mano, mentre i nostri... la Golconda si sta un pochino ripigliando. Andiamo a prendere questa fortezza che mi sembra abbastanza facile. No, qui andiamo benone, dai. In India Orissa non sta facendo nulla. Ok. In Anatolia, Karaman. Poverini. Beh, li annetto finalmente. Ci hanno proprio rimbalzati dai loro territori, ragazzi. Ci hanno proprio rimbalzati. Ok, intanto arriva uno scontro tra un 3 stelle cinese e adesso vediamo se ne riusciamo a dare manforte. Cioè sì, sicuramente. Ah, ok, 28.000 in più. Qui succede la gran battaglia, ragazzi. No, perché sono pusillanimi e fetenti, non apportano il loro esercito, si fanno sconfiggere un esercito solo. Cercheremo la gran battaglia altrove. Dirò ai miei friendly armies di fare un attachment. Oppure facciamo noi l'attachment sui cinesi. Lasciamo stare i cinesi là. Attacchiamo noi. E i cinesi dovranno venirci dare una mano. Spero di condurre la battaglia, perché sennò è un casino. Cioè questi 28 e questi 29 devono girare i tacchi. Hopi è caduta, buono. Allora, con la caduta di Hopi... Simpaticissimi, davvero. Lotta timurida è qui ferma. Ok, vediamo se lo scontro... Chi è che ha lasciato la corte, scusate? No! L'avevo pagato... Che palle! Era veramente buono questo advisor, mi dispiace. Vi sbrigate agora? Il 10 luglio. Andate a cagare. Niente, i cinesi ci hanno letteralmente... Se ne sono fregati, grande battaglia campale, potevamo attaccare in 100.000 contro 50. Nulla di tutto questo. Nulla, allora... Io direi che il nostro esercito principale va a riprendere il controllo della...
La fortezza che i Timuridi ci hanno preso, creiamo mercenari anche ad ovest e iniziamo a prendere il territorio anche ad ovest, mentre il grosso del loro esercito continua in modo confuso a fare avanti e indietro. Dovevo organizzare un po' meglio questa fase, ma tutto sommato non è un problemone gigante, dai. Perfetto. E intanto abbiamo terminato la guerra contro Pueblo. Amici e amiche, io direi che per adesso smettiamo questo episodio. Ci diamo appuntamento al prossimo e al prossimo episodio chiudiamo la guerra contro i Timurid facendo diplofeeding su Ardalan qui e cercando invece di annettere gli altri territori e poi iniziamo ad annettere anche Ardalan. Grazie. Non dimentichiamoci che fra 10-11 anni ci sarà un grande tema che sarà quello di espandere ancora di più la Castiglia per poi iniziare ad annetterla e magari poter attaccare direttamente la Francia e Aragona come belligerante. Vediamo un po' quello che riusciamo a combinare, però voglio fare una guerra abbastanza tosta per avere il controllo di Francia e Spagna entro il 1720. Grazie per essere rimasti con me e alla prossima.